Nel calcio, si sa, contano soprattutto i piedi. E nel derby numero 219 le estremità rossonere si dimostrano più educate di quelle interiste. Finché il punteggio è 0-0, la linea difensiva di Bagnoli, da sinistra Angelo Orlando, Paganin 1, Battistini, Bergomi e Paganin 2, funziona a dovere, limitando, dopo gli spaventi iniziali, Laudrup e Donadoni nei corridoi esterni e Simone e Papen in mezzo. Ma quando sul corner di Donadoni Cristian Panucci svetta come soleva fare nel Genoa e con l'Under 21, i problemi di qualità nerazzurri nel far gioco, soprattutto sulle fasce, emergono chiari. L'Inter infatti migliora a centrocampo, favorita anche dall'uscita per infortunio di Boban, sospetta lesione del menisco, grosso guaio per Capello, sostituito nel ruolo da Donadoni e numericamente da Alessandro Orlando. Ma Rubens Sosa è soffocato dalla morsa Filippo Galli-Baresi, episodica questa rovesciata, e Bergkamp e Fontolan, poco aiutati, devono arretrare molto, troppo, per entrare lucidi in area. Per questo, a inizio ripresa, sono Albertini, Donadoni e Laudrup, Narciso ma guizzante, a lanciare Papin verso Zenga. E l'anticipo del raddoppio rossonero, che conferma le più recenti improvvise amnesie della retroguardia interista. 7 gol al passivo in una settimana. Sul lancio di Panucci, Battistini accompagna Papin, che segna il quarto gol campionato e ringrazia. Ma i derby, è noto, sono come le partite di tennis. Guai a illudersi anche con 2-7 di vantaggio e 5-0 al terzo. Filippo Galli aggancia Fontolan e Baldassa segna il rigore che Bergkamp trasforma. Filippo Galli è una delle persone più serie nel mondo del calcio per quanto riguarda i giocatori. Da quanto tempo non giocava? Oggi ha giocato benissimo. Beh, ti ringrazio. Che non giocavo era, credo, un anno e mezzo in campionato, una partita intera. Una paura che avevi nel derby? La paura chiaramente di commettere qualche errore. Un errore l'ho commesso, quello del rigore, ci è andata bene. Sull'1-2 l'Inter rinasce, nello spirito almeno, e anche Rubens Sosa insidia Sebastiano Rossi. Poi Albertini, così come nel primo tempo Manicone, chiede a sua volta il rigore, trattenuta di Jonk, ma l'arbitro non è d'accordo. E il miracolo del pareggio interista all'improvviso sembra apparire all'orizzonte, come sottolinea nel suo commento Sandro Ciotti. Il Milan ha vinto con merito, ma l'Inter deve battersi il petto per un paio di episodi topici che hanno avuto un ruolo importante nel determinare il risultato. E cioè il grottesco malinteso tra Zenga e Battistini che ha consentito al bravissimo Papin di firmare il raddoppio rossonero, secondo il più classico mia tua sua. E il grottesco errore di tocco di Jonk al 37esimo della ripresa che ha impedito all'Inter di approdare a un 2-2, che a quel punto sembrava fatto. Partita sentita in maniera particolare, poi in questo momento per noi era necessario quasi vincere per poter allontanare qualsiasi sospetto di crisi. I rigori continuano a non arrivare, addirittura da febbraio, e forse ce n'era uno oggi. Beh, parleranno le immagini, inutile commentare cose non concesse.